Nella Grecia piegata dalla crisi economica, un altro dramma sociale si aggiunge a quello dei tanti disoccupati rimasti senza lavoro e degli anziani costretti a sopravvivere con pensioni da fame. Da qualche mese, nelle strade della capitale Atene, diverse centinaia di migranti minorenni si prostituiscono con uomini greci più anziani, pur di recuperare il denaro necessario a lasciare il paese clandestinamente. I giovani, quasi tutti in viaggio senza la famiglia, sono per lo più afghani che alloggiano al campo profughi dell'ex aeroporto Ellinikon. Verso il calare del sole, prendono la metropolitana per il centro di Atene e si radunano sulle panchine intorno a Piazza Victoria. Qui vengono abbordati da uomini greci sulla sessantina, che li avvicinano e contrattano il prezzo della prestazione. I rapporti sessuali avvengono in casa o negli alberghi circostanti, ma la maggior parte degli incontri si consumano nel grande parco di Pedion Areos, nel pieno centro della capitale greca. Siamo nel parco Pedion Ton Areos, in una delle aree dove vengono a prostituirsi i rifugiati minori. Qui tutto intorno a me è pieno di confezioni di preservativi. I clienti adescano i ragazzi sulle panchine e li portano qua, nei cespugli, anche alla piena luce del giorno per consumare i rapporti. Qui, ad ogni ora del giorno, è possibile trovare droga, merce di contrabbando e prestazioni sessuali di ogni tipo. Raramente queste prestazioni vengono pagate più di 30 euro e molto spesso avvengono fra uomini e ragazzi con gravi malattie venere. La polizia greca assicura che nei campi sotto controllo militare non vi sono episodi di prostituzione minorile, ma sembra fare molto poco per impedire che essi accadano all'esterno.